Si è svolto oggi pomeriggio al Palazzo dei Congressi di Riva del Garda un interessante dibattito sul tema dell'autonomia trentina. È stata l'occasione per presentare il nuovo movimento politico denominato Autonomia Dinamica, con a capo l'onorevole Mauro Ottobre. Sono intervenuti Vittorio Sgarbi, Luigi Sardi, Caterina Dominici, l'onorevole Lorenzo Dellai, il presidente dell'Associazione Artigiani, Roberto De Laurentiis, e il sindaco di Verona, Flavio Tosi. Abbiamo raccolto alcune interviste. Ricordiamo che l'intera conferenza sarà trasmessa la prossima settimana dalla nostra emittente. Conferenza sull'autonomia. Qual è la differenza sostanziale fra quella trentina e altoatesina? Che quella altoatesina sudtirolese è governata molto bene. C'è una Südtiroler Volkspartei forte, che ha gente forte, con progetti, con obiettivi chiaramente che danno un grande slancio all'Alto Adige, mentre il Trentino è in grossa difficoltà. I rimedi? E i rimedi, non c'è mica tanto da inventarsi, basta andare a copiare, però quando, come dicevo prima, il PIL dell'Alto Adige è più 4 e quello del Trentino è meno 4, per cui abbiamo esattamente 8 punti di differenza, qualche ragionamento bisogna cominciare a farselo. Solo di esportazione, di industria 1 miliardo in più, di prenotamenti in Alto Adige 29 milioni, in Trentino 16 milioni, questi sono i dati impietosi che c'è in Trentino rispetto all'Alto Adige. Posti di lavoro praticamente per quanto riguarda la disoccupazione doppia rispetto all'Alto Adige, non siamo neanche in grado, perché chiaramente è troppo presuntuosi, di copiare dove le cose funzionano meglio. È solo colpa della politica? Ma la grossa colpa sicuramente della politica, che in questo momento non ha progetti e non ha obiettivi. Un convegno che serve per lanciare il nuovo movimento Autonomia Dinamica. Sì, noi crediamo che la nostra autonomia abbia bisogno di un dinamicismo. Oggi siamo di fronte a un staticismo delle politiche non autonomiste attuate da questa potentissima nostra provincia, che ha dei poteri enormi ma non li attua al fine e allo scopo dei nostri cittadini. Nel mondo globalizzato l'autonomia ha ancora senso? Certo che ha senso, perché è un modello per esempio da esportare, che potrebbe ridursi, condursi, per esempio, a dare l'autonomia a quei territori che hanno avuto i terremoti. Sarebbe un segnale molto importante per preservare la nostra autonomia. Sono amico di Ottobre, sono venuto in tante occasioni in Trentino, con lui ci siamo poi ritrovati in Parlamento, benché io non fossi più parlamentare, perché arrivando a Roma i primi tempi sembrava un po' spaesato, forse lo è ancora, avevo una grande nostalgia del Trentino e mi pare che dopo essere diventato parlamentare ha anche partecipato alle amministrative per diventare poi presidente del Consiglio Comunale di Arco, quindi mi sembra una persona ben radicata. Siccome il Trentino rimane un mistero e in generale come sia la politica qui rimane una cosa, ogni esperimento nuovo merita attenzione e curiosità, tanto più che il mio è un progetto politico che va al di là dell'ideologia, quindi immagina di poter far conto su persone che abbiano delle capacità e il cui modello negativo assoluto è il sindaco di Roma. Cioè, se uno deve pensare come una catastrofe politica, qual è stata 5 Stelle, non generi soltanto degli elementi, come dire, di protesta legittima, ma degli amministratori di quel calibro, allora viene nostalgia di qualunque altra cosa, insomma, per cui è un momento di ripensamenti e occorre ricominciare a vedere cosa si deve fare con persone capaci. Mi pare che Ottobre abbia queste caratteristiche, quindi mi interessa poi da che parte stia e con chi stia, mi pare che stia da solo, quindi una condizione perfetta per lui e anche per me, che sto da solo meglio che con chiunque altro. Se poi la solitudine ha una capacità di mostrarsi come modello di riferimento per altri, allora nasce una cosa che si chiama partito o qualcosa di questo genere, sia pure essendo formule ormai molto superate, stasera lo dirò anche. Ho capito che lui è solo e che ha messo in piedi una macchina di consenso che dovrebbe diventare un partito. Insomma. Posso anche dire una cosa, che lui, che in qualche modo credo che sia stato nel gruppo del PD, in questi modi strani con cui l'autonomia poi si lega a un partito di maggioranza o comunque un partito nazionale, è l'unico che ha fatto un'interrogazione parlamentare sulle modalità di scioglimento per mafia nel comune di cui ero sindaco. Quindi nessuno di Forza Italia o del centrodestra. L'evidenza di un abuso, perché non c'era nulla da sciogliere, lì la mafia c'era 30 anni fa e quello che rimane sono dei fossili. Scioglimento fatto da due ministri incapaci come Cancellieri e Alfano e interrogazione di Ottobre per chiedere quali erano stati i motivi e non sono mai venuti fuori perché Alfano non ha risposto. Però Ottobre rimane nella mia
percezione, una persona che senza porsi il problema di steccati ha ritenuto di voler capire qualcosa. Non l'abbiamo ancora capito e io stesso non l'ho capito perché non c'è un solo indagato, non c'è nulla, però si scioglie un comune così. Quindi lui ha posto un problema, essendo tra l'altro un trentino, anzi non trentino di origine perché è calabrese, di uno Stato che è peggio dei criminali, perché si inventa una situazione per creare uno scompiglio. Quindi la sua interrogazione meritava una risposta. Quella figura di grande modestia e di totale incapacità che il ministro degli interni di allora non ha risposto.